ma soprattutto visto che c'è la legislazione di Radio Radicale, addirittura, io mi presento, sono Nicolino Tosoni, uno dei fondatori ancora in attività, parentesi, ritengo l'unico ancora in attività, chiusa parentesi, del Fuoco, fronte unitario, omosessuale, rivoluzionario, attualmente internazionale, ma nato italiano, come da Italia. Mi dispiace che il compagno Cucco abbia avuto la necessità di presentarmi in un modo che non mi conviene. So essere provocatore, l'ho imparato dal mio maestro Marco, ma accolgo questa alma aula per ricordare che la mia prima attività per la lotta di liberazione e di emancipazione degli di tutti gli omosessuali risale al 66, 1966. Quando presi per la prima volta la tessera del COC olandese, del COC svedese e del Forbidden Af 1948 danese. E ricordo anche che nel 1977 ero a Copenaghen e mi venne consegnato un libretto di mezza pagina uni con molte fotografie e raccontava e racconta la giornata di una coppia unisessuata maschile con due bambini. 1976. Anzi, 66, 67, roba del genere. Prima del 60. Quanto avanti sono i paesi scandinavi e quanto retrograda è quella che io chiamo, scusatemi, Pontificia Repubblica Italiana. C'è uno Stato, la Turchia, che vuole entrare in Europa, c'è un altro Stato, la Pontificia Repubblica Italiana, che vuole far parte a tutti i costi della legalità. Devo dire con molto dispiacere e con molto rattristamento e dolore che il capo, gli omofobi, gli anti-omosessuali sono tra le frocia. E questo lo posso dire come mia esperienza, perché a Padova, quando prima ancora che nascesse fuori, a casa mia, vicino alla Basilica del Santo, era questo piccolo appartamentino, era una sorta di associazione primordiale. Venivano gli amici studenti, anche alcuni funzionari dell'università, a incontrarsi. Io credevo che venissero per me, invece si davano tutto dentro. Non c'erano altri posti. Quindi hanno fatto bene a utilizzarmi. E all'interno di questo gruppo c'è una coppia di cui uno dei due è il mio psichiatra, che proprio in questi giorni ha festeggiato il 45 anni di comunione, tra varie vicissitudini, eccetera, eccetera. Io, da parte mia, il 6 di ottobre, ho festeggiato l'unione con quello che io chiamo con il coniuge che ho conosciuto il 6 di ottobre 1976 alle ore 21, attraverso varie vicissitudini. 50 anni fa un frocio andava a salvare un altro frocio non per affettività, ma solo per consumare. L'affettività non esiste. Non avevo nel cervello questa possibilità, che era solo la sensazione di consumare.
il tempo si è evoluto e oggi i diciottenni, i ventenni, anche i diciassettenni, gli infra diciottenni cercano la creatività, si danno il bacio in bocca. Ai miei tempi baciarsi fra due uomini, ma dove siamo? Non avevamo, eravamo prima della ruota. Prima della ruota non si sa che cos'è la ruota. Quindi c'è stata una rivoluzione, nonostante i croci. Quelli che sono andati in Parlamento, al Senato, li ho conosciuti tutti. Ma manco mai che non ne abbiamo avuti di più. Hanno fatto troppo male per noi. A me dicevano, ma Nicolino, oh, io ne trovo tanti la sera. E tu? Tu cosa fai? Non sei altro che da pigiarci. I capò, quei capò che nei campi di concentramento mettevano in fila gli ebrei e dicevano, oh, andate a farvi la doccia, sapendo che le docce erano quello che sappiamo. Ugualmente c'erano froci nel campo di concentramento. No, no, qui. Va bene, no, no, sono di tutta. Allora io mi devo congratulare con le istituzioni. Veramente avete il coraggio. Bisogna lottare per l'emancipazione. Chi ci vuole morti? Sono razzisti, diciamo le parole esatte. Quando io nel 1977 a Padova come segretario dell'associazione radicale chiesi ad Ottenni per la prima volta di andare in una aula del liceo Niego di Padova, sul giornale di quell'epoca ci fu un bel articolone, ma siamo sicuri della moralità di questo individuo che viene a sovvertire una scuola? Firmato il vescovo, firmato il professore di religione prete, firmato il presidente. Ma io riuscii ad entrare, e lo ricordo ancora oggi nella sala lì della palestra, era pieno così di studenti che volevano sapere, volevano conoscere, e mi batterono le mani. Ecco, il no, la morale, il nicciamo, le idee di Nicolino sono pericolose. Sì, sono pericolose le idee dei froci e la lotta dei froci, perché vogliamo abbattere dei muri, vogliamo abbattere lo schifo che ci rende cittadini di seconda categoria. In Spagna, e chiudo, la modifica del codice civile ha portato come conseguenza la reazione del Ministero dell'Educazione spagnolo, che attraverso delle comunicazioni, fin dalle scuole medie in su, quando si parla di affettività, si deve mettere a conoscenza gli studenti che esistono due possibilità, una etero e una. Perché l'ideologia di oggi non dice alla donna incinta speriamo sia lesbico, o speriamo sia frocia, ma dice speriamo che assomigli al padre o al nonno. Quindi l'omosessuale e la lesbica sono già cacciati via fin dal madre gestante, ma io ero frocia fin nell'utero della mia trisata. Grazie.